Paolo Ferraro, sì, responsabile dello Ufficio CGIL di Scanzano. Sono qua per rappresentare anche il CISL e Guidi in quanto tale. Abbiamo fatto un protocollo di intesa. Spiegalo un po' cosa significa. Sindacato pensionato italiano. Sì, quindi bravo. Siete pensionati. Pensionati. Abbiamo fatto un accordo il 31 di maggio del 2018 dove abbiamo esposto i nostri problemi e l'amministrazione comunale ha esposto i suoi problemi, dove abbiamo chiesto, primo, di dare assistenza come assistenza domiciliare a quelle persone che purtroppo sono anziane e non possono né andare a Scanzano né farsi da mangiare. Assistenza domiciliare significa servizi di pulizia, di cucina, tutte queste cose. Agli anziani meno ambiente, a quelli sono. Alle persone meno ambiente. Negli altri comuni già è stato fatto questo accordo e è andato benissimo, tant'è che a Scanzano non c'è questa assistenza. A Scanzano questa amministrazione si è dileguata, mi hanno portato da una parte all'altra, dal vice sindaco all'assessore, ma alla fine non abbiamo risolto però niente. Quindi a Scanzano l'assistenza domiciliare non esiste proprio, non c'è nell'ordine materiale, non quella sanitaria, materiale agli anziani non esiste proprio. Quindi alla fine ci stiamo facendo questa dimostrazione pacifica, sindaco, stiamo facendo una cosa pacifica dove vogliamo che ci sia un'attenzione maggiore a questi pensionati. Sì, ma a questi solo l'assistenza domiciliare? No, abbiamo chiesto anche quella sociosanitaria e abbiamo chiesto di avere una riduzione sulle tasse che si pagano comunali, in quanto tale, sia l'addizionale IRPEF comunale e sia la TARI. Quindi abbiamo detto di fare delle scalette in quanto prendere un pochettino di soldi da questo comune e mettere in budget per dare una mano a queste persone, meno ambiente. Tutto questo abbiamo trovato risposte negative. Ma avete firmato un protocollo? Abbiamo firmato un protocollo di intesa con il sindaco in prima persona e con le nostre parti sindacali. Questo protocollo sono riportate? Certo, c'è tutto. In quanto tale noi abbiamo detto pure che vogliamo dare una mano a questa amministrazione in quanto gli anziani attivi. Gli anziani attivi sono quelle persone che potrebbero dare una mano nelle elezioni comunali in quanto tale. Davanti alle scuole, negli autobus, la guardia, questo comune anche tra virgolette è anche carente di vigili urbani. Noi volevamo dare una mano in quanto tale. Chiedono di dare questa mano, ma non vogliono dare. Quindi da maggio avete fatto degli incontri, due o tre incontri, ma forse pure di più, forse abbiamo fatto 6-7 incontri, ma sempre un nulla di fatto. Senta, dopo questa manifestazione di stasera, se non succederà nulla... Ricominciamo le nostre battaglie, non ci fermeremo qua sicuramente, verremo davanti al comune sicuramente, faremo le nostre dimostrate, tutte e tre le sigle sindacali, non uno, ma tutte e tre, quindi faremo queste cose per portare la dignità a questi pensionati e queste persone che sono meno ambiente. Qui ci sono stasera in questo consiglio comunale un po' di anziani che protestano, vogliono l'assistenza domiciliare, vogliono servizi per i meno ambienti, per quelli che hanno problemi, che l'amministrazione si è impegnata a dare con un protocollo firmato a maggio che ancora oggi non ha dato. Allora, l'amministrazione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con le sigle sindacali dei pensionati a maggio, con una ben precisa delineazione, diciamo, dei contorni di quel protocollo. Ci siamo impegnati a fare tutto quanto possibile fare nel rispetto e compatibilmente con le esigenze di bilancio, perché è chiaro che non è che possiamo maledetto fare ciò bilancio. Che è maledetto, maledetti soldi, questo è un problema credo di tutte le famiglie, anche della famiglia del comune di Scanzano Ioni. Ci siamo impegnati a fare quanto più possibile. Recentemente c'è stato un incontro nel quale abbiamo garantito loro che ci saremmo impegnati in bilancio sicuramente a mettere un contributo per le terme, cosa che era stata richiesta. Cioè fare le vacanze gratuitamente? No, gratuitamente un contributo, diciamo, in occasione delle terme, cosa che insomma non è mai stata, voglio dire, almeno negli ultimi anni proprio per le ristrettezze di bilancio non è stato possibile fare. Di consentire loro una scontistica sul TPL, sul trasporto
trasporto pubblico locale. Ci sono già delle fasce di esenzione per alcuni tributi che sono previsti per questo tipo di categorie. Ovviamente non facciamo la categoria in generale, ma di chi ha realmente bisogno, perché ci sono anche anziani, fortuna loro, che stanno, ringraziando Dio, bene. E quindi ci siamo impegnati in tal senso, perché questo riusciamo a garantirlo con certezza. Siccome poi le pretese, nel 2019 partiranno, le richieste e le pretese sono andate un po' oltre, su quello ci siamo riservati di verificare al momento della redazione del bilancio domiciliare. Cioè le anziani soli o anziani coppie che non hanno i figli, eccetera, che avrebbero bisogno di essere, così come accade in altri comuni. Qui c'è tutto un mondo da scoprire, diciamo, sull'assistenza domiciliare e quant'altro. Perché non c'è un piano per di gli zona, anziani, certo, per gli anziani il capofila è Rotondella, non è di certo Scanzano. Ci sono dei problemi anche lì, perché i quattro capofila fanno fatica anche, e lo dico spassionatamente perché lo dimostro i numeri, anche a recuperare i soldi dagli altri comuni, e molto spesso, insomma, siamo costretti anche ad anticipare, le nostre casse, le nostre finanze non ce lo consentono. Quindi diciamo che questo, che quello che posso garantire ed assicurare, è che si fa assolutamente il massimo che si possa fare. Da quest'anno peraltro c'è una grande novità, perché il comune di Policoro diverrà capofila di tutto, anziani, handicap, noi siamo per esempio capofila per l'handicap, quindi farà tutto capo, diciamo, a Policoro, che gestirà le risorse per tutti i comuni del vecchio ambito, protocollo, diciamo, che ci hanno consegnato, del vecchio ambito. Nel protocollo che avete firmato c'è anche un ruolo per questi anziani, renderli protagonisti della vita, cittadini anziani. Ecco, perché non si riesce a fare nemmeno questo? Voi avreste una mano da questi anziani che vi aiutano nella guardiania davanti alle scuole, dei ragazzini nelle scuole a bus, ci sono tante proposte che loro hanno fatto. Manco questo si riesce a fare, questo non ha un costo. Onestamente, no, ha un costo che è quello dell'assicurazione, ma non è quello il problema è un altro. Noi abbiamo già, non so cosa le sia stato riferito, voglio dire, sul punto, però noi abbiamo già chiesto peraltro anche un aiuto da parte loro per svolgere alcuni servizi anche delicati, però forse, se ho capito bene, ma metto un se perché gradirei che fosse l'altra parte poi a rispondere in merito, questi servizi sarebbero, diciamo, subordinati a una particolare contribuzione, una particolare scontistica che inciderebbe per 10-15 mila euro sul bilancio. Allora, questo se non c'è, ce lo possiamo permettere. No, non ce lo possiamo permettere, ma mi sembra anche un po', diciamo, francamente, insomma, una cosa che a me non piace molto, dire io aiuto il comune e quindi faccio una forma di volontariato, ma dietro corresponsione di una, diciamo, in qualche modo di un, dietro un ritorno. E non mi piace, insomma, questo principio, non mi piace già il principio in partenza. Comunque, nei confronti degli anziani bisognosi, faremo tutto ciò che è possibile fare.